Ulderin di Fomalhaut, di Michele Giacomo Antonio. Primo concorso Spiga Web Incontri Ravvicinati del Quarto Lotto, Teatro dell'Acquario, 30 dicembre 2012, 2 gennaio 2013. Loro sono tra noi, da un pezzo. Sono riusciti a mimetizzarsi in modo perfetto, perfino nel processo di invecchiamento della pelle. Vengono da lontano, da Alpha Tau, 65 anni luce dalla Terra, e sono giunti qui alla ricerca di vita intelligente. Il primo luogo dove approdarono attraversando un tubo spazio-temporale fu la città del vento e dei ponti, da dove però scapparono presto perché lì di vita intelligente non ne trovarono. Arrivarono poi in riva al Crati e qui si scialarono, picchicca, spirtiezza, cinna e quanto ne vuoi. Ma anche loro sono afflitti da forme sentimentali e così periodicamente devono tornare a casa. Il ritorno deve obbligatoriamente avvenire ripassando nel mezzo del tubo telecinetico. Ed ecco dove nacque l'equivoco. Il povero Ulderin di Fomalhaut si era andato convincendo che uno dei molti cilindri luminosi appesi per le vie della città fosse quello giusto attraverso cui passare e partire. Ma quale? L'unica era chiedere a colui che li aveva appesi. Fu così che una sera squillò il telefono del comune. Pronto? Chi parla? Tu sei Mario Chiuto, detto il sindaco? Io sono Ulderin della Stella di Fomalhaut, detto il viaggiatore. Che vuol dire, detto il sindaco? Io faccio il sindaco. Sì, vabbè, mo non esageriamo. No, no, ti giuro che mi hanno votato, anche se ancora non ci credo nemmeno io. Ma non ho capito chi sei. Se mi vuoi parlare, cercami su Facebook. Io sono uno come te. Vengo dalla Stella Arancione e voglio tornare a casa. Ah, ti serve una casa. E non devi chiamare a me. Devi chiamare a Katia. È lei che se ne occupa. Io faccio i progetti e le luci. Mario, ti prego. Vorrei passare le feste sul nostro amato e lontano pianeta. Qual è il cilindro luminoso sotto il quale mi devo mettere per essere risucchiato dal vortice spazio-temporale? Scusami, ma non so ciò che dici. Comunque, è bene che ci sono i temporali. Così piove e i cosendini non se ne accorgono subito che le fontane di Via Rabbia allagano la strada. Tanto poi, finite le feste, chiudo l'acqua. Mario, non farmi perdere tempo. Indicami il cilindro giusto, così che io possa essere teletrasportato in un fascio di luce. E a chi te chi idea che mi ha dato? L'anno prossimo ci vendi i fasci di luce e così finisce in mi sputta. Mario, non farmi perdere tempo. Nostalgia della nostra galassia. E poi stare qui è molto costoso. La mia mo dici. Pensa che ancora hai pagato i luci l'anno scorso. La cronaca narra che la telefonata si interruppe di colpo, perché il povero Ulderin chiuse la conversazione, essendosi persuaso anche che Mario, detto il sindaco, fosse originario della città del vento e dei ponti, quindi parlarci era inutile. Epilogo. Se la notte di Capodanno avete visto un individuo che si è fermato con gli occhi chiusi sotto quella specie di bucacci luminosi, non era un ubriaco. Era Ulderin che ci provava ancora. Post scriptum. Una sera Mario Chiuto, passeggiando per Viale Alimena, si fermò a mirare il cielo, esattamente sotto la perpendicolare di uno dei cilindri con le lucine. L'unico giusto. E fu risucchiato in un altro mondo, con un raggio accecante. A Cosenza si dovettero rifare le elezioni, ma il PD fece di tutto per perderle di nuovo.